C'era una volta un uomo che inventò gli scacchi. Il re era così contento che gli offrì una ricompensa. L'uomo, che era molto saggio, disse al re che voleva un chicco di grano per la prima casella della scacchiera, 2 per la seconda, 4 per la terza e così via, raddoppiando la quantità per ogni casella della scacchiera. Il re pensò che l'uomo fosse un allocco, chiedendogli qualche chilo di grano anziché d'oro. Non sapeva che 64 raddoppi producono più grano di quanto l'umanità abbia raccolto in tutta la sua storia e perciò dovette rinunciare al suo regno. Questa è la natura della crescita esponenziale. Ora immaginate che al posto dei chicchi di grano ci siano la popolazione, l'inquinamento, l'uso delle risorse, il consumo materiale e così via. La nostra scacchiera è il pianeta Terra. Ecco la storia di un gruppo di scienziati e futurologi che da 40 anni mettono in guardia dai pericoli della crescita illimitata. Questa è la prima presentazione negli Stati Uniti di uno studio sui limiti globali dello sviluppo, promosso dal Club di Roma con il sostegno della Fondazione Volkswagen. Svolto da una squadra internazionale di 17 scienziati del Massachusetts Institute of Technology, diretta dal dottor Dennis Meadows. Nel corso dell'ultimo anno il nostro gruppo ha esaminato la crescita esponenziale del sistema socio-economico globale. Abbiamo raggiunto 5 conclusioni. Primo, ci sono limiti fisici alla crescita, che al ritmo attuale verranno probabilmente raggiunti già nel corso della vita dei nostri figli. Secondo, se operando scelte a breve termine continueremo a ignorare questi limiti, essi saranno inevitabilmente superati con conseguenze catastrofiche. Terzo, l'unica alternativa è riuscire a riequilibrare l'incremento demografico e la produzione materiale con l'ambiente e le risorse. Quarto, ci vorranno da 50 a 100 anni per raggiungere questo equilibrio. Ultimo, ma importantissimo, ogni anno perso nel perseguimento di questi obiettivi rende una transizione ordinata verso una situazione di equilibrio sempre più difficile, riducendo le nostre opzioni. 40 anni fa, in questa stessa aula, sollevai la questione di come organizzare una società globale che garantisse una vita giusta, pacifica e dignitosa. Oggi la questione viene finalmente presa in considerazione, ma sono inquieto. Sebbene la domanda sia ancora importante, la risposta è diversa da quella di 40 anni fa. Allora era ancora teoricamente possibile rallentare e raggiungere un equilibrio.
Oggi non è più possibile. Now that's no longer possible. Oggi le crisi vengono considerate come indipendenti l'una dall'altra. Di fronte a un uragano, a un disastro finanziario, al caos nella zona euro, al fallimento di un'azienda, ci si concentra sul problema come se le sue cause fossero parte del problema. Le nostre ricerche dicono che in generale le cose non stanno così. Spesso le cause sono distanti nello spazio e nel tempo dai sintomi. E la mia opinione è che tutte queste crisi non siano problemi di per sé, ma sintomi. Il problema è la crescita illimitata in un pianeta limitato. Il problema è che il sovrappopolamento, il consumo di cibo e di energia, il consumo materiale hanno raggiunto livelli non più sostenibili. Considerare le singole crisi come sintomi di una crisi globale fu l'intuizione dell'uomo che riunì il gruppo che nel 1972 pubblicò il rapporto sui limiti allo sviluppo. Aurelio Peccei, fondatore del Club di Roma. Il Club di Roma è un gruppo di scienziati, umanisti, educatori e uomini d'affari molto preoccupati per la situazione mondiale. Non siamo più davanti a problemi separati, economici, ecologici, politici, psicologici, di sicurezza. Ogni problema ha molte facce, ciascuna delle quali interagisce con le altre. E molte di queste interazioni sono esplosive. Per mantenere la massima libertà di azione e di pensiero al Club di Roma, ai suoi membri e a se stesso, Peccei insisteva moltissimo sul fatto che il Club of Rome is not an organization, it is a non-organization. Cominciai a scrivere a persone i cui nomi comparivano sui giornali. E allora io tutte le copie delle lettere mandate, le cosiddette veline dell'epoca fatte con carta carbone, cominciai a metterle insieme in un raccoglitore che battezzai Club di Roma. Allora lui disse: su quello scaffale tenga posto, perché questa pratica si moltiplicherà presto. Il Club di Roma viene visto da alcuni come un'organizzazione di destra per la perpetuazione del capitalismo. Altri lo considerano un'organizzazione di sinistra anticapitalista. Dove vi collocate esattamente? Direi nel mezzo. Il Club di Roma è un'istituzione che mira a un approccio scientifico oggettivo. Peccei fu tra i primi a capire che i nuovi problemi dell'umanità erano globali ed era alla ricerca di un modello scientifico per analizzare i possibili scenari futuri. Servivano fondi per finanziare un simile progetto, ma c'era un problema. A quel primo incontro a Berna, essendo nuovo e americano, pensai che la cosa migliore fosse stare ad ascoltare e non dire niente. Alle 18 fu comunicato che la fondazione Volkswagen non avrebbe finanziato la ricerca perché non era stata stabilita la metodologia. Improvvisamente ci trovammo con un progetto senza metodo e senza finanziamenti, quasi un non progetto. Jay Forrester, fondatore della dinamica dei sistemi, la scienza che studia l'interazione fra sistemi complessi, era probabilmente la sola persona al mondo in grado di dare un riscontro alle aspettative di Peccei.
Dissi che potevano venire in istituto per saperne di più, ma per almeno 2 settimane, perché sapevo che ci sarebbero volute 2 settimane per spiegare bene le cose. Accettarono. Sarebbero venuti 3 settimane dopo. Sull'aereo al ritorno trasformai i 9 posti che avevo a disposizione in un ufficio. E iniziai a lavorare a un modello di dinamica dei sistemi con una simulazione di ciò di cui avevano parlato. Il problema è che questi sistemi che definiamo controintuitivi non si comportano nel modo che ci aspetteremmo. Il motivo è che la mente umana ha formato la sua intuizione ed esperienza trattando sistemi semplici. Guidare un'automobile è forse il sistema più complesso che la mente umana riesca ad afferrare completamente. Nei sistemi complessi applichiamo ciò che abbiamo imparato dai sistemi semplici, ma i sistemi complessi non si comportano nello stesso modo. È la struttura dell'intero sistema che ne determina il comportamento. Questo è l'album dei miei primi 2 anni al MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Questo è il MIT, il tramonto. Questa è presa dal nostro appartamento. Arrivai nel gennaio del 70 per studiare fisica, ma nel giro di 2 mesi capii che non era quello lo scopo. Una sera mi capitò di assistere a una conferenza di Forrester e capii qual era la mia strada. Mi trasferii alla scuola di management e in seguito ottenni un posto nel tuo gruppo. Poi arrivò la riunione di giugno. Fu Forrester a darti la responsabilità di eseguire il programma. Come andò? Nel viaggio di ritorno da Berna, Forrester disegnò sul tovagliolo il diagramma di un modello globale. Arrivato a casa, durante il fine settimana, programmò sul suo computer il modello e stampò dei tabulati. Non erano precisi, erano lunghi 7 metri. Erano i tempi delle macchine per scrivere elettriche. Poi arrivò il comitato esecutivo. La settimana successiva tornai a casa e dissi a Donella: è un progetto interessante e credo di sapere come attuarlo. Buttai giù una proposta di 2 o 3 pagine, la diedi a quelli del club di Roma il giorno dopo e il club decise di accettarla. Poi misi insieme il gruppo, 16 persone, 5 settori e così via. Jay Forrester affidò a Dennis Meadows la guida di un team internazionale di ricercatori la cui età media era di 26 anni e mezzo. Scartoffie di quei tempi. Eccomi qua, laureato al MIT. Uscì un avviso per i laureati del gruppo di ricerca sulla dinamica dei sistemi che diceva: c'è un'opportunità, ci sono dei fondi, abbiamo qualche posto per lavorare a questo programma. Mi precipitai da Dennis e gli dissi: vorrei far parte della squadra. Dennis disse: ottimo, sei il primo, perciò sei nella squadra. Due componenti della squadra, designati da un membro anziano del club di Roma, arrivarono dalla Germania, Peter Milling e Erich Zahn. Dennis e io fummo accolti nella ristretta cerchia del club di Roma.
Il progetto fu pagato dalla Fondazione Volkswagen affinché potessimo iniziare immediatamente i lavori. Aurelio Peccei firmò un assegno di oltre $50,000, con i quali potemmo comprare i tavoli e le sedie, installarci in uno stabilimento dismesso all'interno del MIT e avviare il progetto. Si mangiava e si dormiva in ufficio e ci si divertiva. Giocavamo persino a frisbee. In sostanza eravamo un gruppo di 6 persone sotto la direzione di Dennis Meadows e con Eric Zahn vice direttore. E con una presenza straordinaria, Donella Meadows. Donella Meadows fu l'estensore principale del rapporto sui limiti allo sviluppo. Scienziata, ma anche umanista, brillante scrittrice e tramite fra il gruppo e il movimento ambientalista che stava fiorendo all'inizio degli anni 70. Noi rappresentiamo un contributo al cambiamento in corso, specie tra i giovani che si stanno dedicando a esperimenti che potranno rivelarsi utili per una società equilibrata. Mi incoraggia, lavorando con questi giovani all'università, che stiano comprendendo che gli stili di vita che prospettano non sono spiacevoli. Anzi, sono più soddisfacenti e tali da rendere le loro vite più appaganti di quanto lo sarebbero se seguissero il modello che oggi consideriamo come il paradigma culturale americano. A quel tempo eravamo tutti ottimisti. Ognuno di noi credeva che la ricerca che stavamo conducendo e il libro che stavamo scrivendo fosse una ricetta per l'ottimismo. Perché vedevamo una soluzione, una via d'uscita a questi problemi planetari. Bastava, sarebbe bastata solo l'azione umana. Eventually I want to understand population, and one influence on population is deaths. Il rapporto sui limiti allo sviluppo descriveva 12 scenari possibili per il futuro, da quelli che portavano al collasso a quelli che portavano all'equilibrio. La differenza fra collasso ed equilibrio era determinata dalle scelte umane. Il professor John Sterman adotta ancora oggi il rapporto come libro di testo al MIT. Che cosa dice in sostanza il rapporto? Questo è un diagramma molto semplice che mostra i concetti espressi nel rapporto. Qui abbiamo la popolazione, che cresce in modo esponenziale, a meno che la gente non riduca la propria fertilità. E qui c'è la crescita economica, che pure cresce esponenzialmente, una doppia crescita in un pianeta limitato. Importanti parti del sistema globale sono strutturate per produrre crescita esponenziale. L'incremento demografico e lo sviluppo industriale sono intrinsecamente esponenziali, hanno lo stesso modello di crescita esplosiva. È nella natura di questi sistemi. Avvicinandoci ai limiti del pianeta, non potremo adattare progressivamente la popolazione e la produzione alla capacità di sopportazione della Terra. I ritardi nelle decisioni ci faranno superare i limiti della sostenibilità, imponendoci una sola alternativa. O accetteremo una riduzione organizzata, un declino volontario, oppure la natura prenderà il sopravvento, riportandoci forzatamente entro i limiti. Back to sustainable territory.
Ovviamente, se le tecnologie causano gravi effetti collaterali, se ci sono lunghi ritardi del sistema sociale e tecnico nella risposta ai bisogni, se i mercati non funzionano a dovere, siamo nei guai. Ma la vera lezione del libro sui limiti allo sviluppo è che anche soddisfacendo tutte queste condizioni, il problema non si risolve, finché continueremo a esigere sempre di più. I limiti allo sviluppo fu un successo planetario, tradotto in più di 30 lingue e venduto in oltre 10 milioni di copie. I moniti in esso espressi scatenarono un ampio dibattito. Non c'è dubbio su quale tema abbia acceso più polemiche fra gli scienziati: la prospettiva di una condanna dell'umanità per l'inquinamento, la sovrappopolazione e l'abuso delle risorse. Penso che le conclusioni dello studio siano completamente errate. Se si analizzano tutte le vostre asserzioni, secondo il gruppo di ricerca di scienze politiche dell'Università del Sussex, che ha testato il vostro modello, la catastrofe scompare del tutto. Interessante. Ho passato con loro lo scorso venerdì e non me ne hanno parlato. Beh, se è per questo, io ci ho parlato stamattina. Il libro attacca i fondamenti dell'economia moderna, che si basa sull'idea che la crescita sia desiderabile e possibile. Appena il libro uscì, tutti gli economisti si infuriarono. La prima grande critica uscì poche settimane dopo la presentazione sulla New York Times Book Review. Un'intera pagina, la prima, scritta da tre economisti, precursori di 30-40 anni di critiche che continuano ancora oggi. Per la maggior parte dei macroeconomisti il libro è una cavolata. Una proiezione per il disastro, tipico dell'epoca. E qui ecco il titolo: Lo spettro della fame. Il futuro del mondo, fede o suicidio? Ricordo come mi sentivo allora. Ragazzi, non avete capito il messaggio. Se avessimo 30 giorni per salvare il mondo, agiremmo prima del 29esimo? Ecco, questo ha colto il messaggio. Sono sistemi dinamici, di lungo periodo. Non bisogna agire l'ultimo giorno. Agisci il primo o il secondo. Non sprecare tempo a discutere se la scienza ti dica se lo devi fare o no. Pochi mesi dopo la pubblicazione de I limiti allo sviluppo, i leader mondiali si riunirono a Stoccolma per la prima conferenza dell'ONU sull'ambiente. Presiedeva il canadese Maurice Strong, fortemente influenzato dal messaggio del libro. Un compromesso fra tutti i paesi era molto difficile, ma la dichiarazione di Stoccolma sancì che la preoccupazione per lo stato di salute del pianeta era condivisa. Se contenesse anche solo il principio che le nazioni devono assumersi le conseguenze delle loro azioni, sarebbe un documento storico e un punto di partenza fondamentale. Dobbiamo prenderci cura del nostro piccolo pianeta. Questo è il messaggio che ci viene da Stoccolma, prescindendo dagli interessi politici contingenti. Il dottor Mansholt, presidente della Commissione economica europea, cerca di tradurre in pratica le idee sue e del Club di Roma. Non so se il rapporto del MIT sia già stato pubblicato in francese. L'abbiamo pubblicato in un numero speciale. Bene. Allora l'avete letto tutti. Ad ogni modo, nella mia piccola Olanda, in poche settimane il libro ha venduto più di 200.000 copie, un best seller. E non è facile.
Il libro ebbe un forte impatto in Germania, così come in molti altri paesi, dividendo i politici e l'opinione pubblica. Il Club di Roma ricevette il premio per la pace alla Fiera di Francoforte. Il libro fu per molti anni nella lista dei bestseller dello Spiegel ed ebbe anche una vasta eco nel mondo industriale. Credo di avere fatto più di 60 presentazioni solo nel primo anno, la maggior parte di fronte a rappresentanti dell'industria e del mondo degli affari. Dato che il nostro rapporto sui limiti allo sviluppo suggeriva di contenere l'incremento demografico, di ridurre il consumo di risorse e di diminuire l'impatto ambientale, eravamo visti come dei comunisti, dei pianificatori dell'economia, ma noi non lo siamo mai stati. Di fronte a noi c'era spesso una schiera di giornalisti e di esperti in vari settori che ci sottoponevano a un fuoco di fila. C'erano molte reazioni negative, spesso gratuite. Ma è stato interessante vedere che alla fine alcuni capivano quello che volevamo dire, anche se molti avevano letto il libro superficialmente o non l'avevano letto affatto. Questa è totale disinformazione, non buona politica. Aurelio Peccei alzò la posta, presentando il contenuto del libro alle massime istanze decisionali. La nuova visibilità che stava acquisendo il Club di Roma gli permise nel 1974 di indire una riunione di capi di Stato e di Governo con l'appoggio del cancelliere austriaco Bruno Kreisky. E la riunione si svolse a Salisburgo e parteciparono il presidente del Messico Echevarria, il presidente del Senegal Leopold Senghor, il primo ministro canadese Pierre Trudeau, il primo ministro svedese Olof Palme, che disse che lui sottoscriveva full-heartedly, con tutto il cuore, quello che gli andava dicendo Peccei, che però purtroppo se avesse preso delle posizioni così drastiche e impostato una politica così severa, non lo avrebbero mai rieletto e quindi lui doveva scendere necessariamente a dei compromessi. Come reagirono gli autori del rapporto? Immaginate di avere poco più di 20 anni e di trovarvi al centro di una controversia globale. La reazione, in particolare negli Stati Uniti, fu molto dura. Li chiamavano malthusiani, profeti di sventura e così via. Gli autori ne furono sorpresi e ciascuno di essi rispose in modo diverso agli attacchi e alle polemiche che seguirono la pubblicazione del libro. Quando scrivemmo I limiti allo sviluppo, ero molto giovane e ingenuo. Pensavo che, una volta spiegato al mondo che il pianeta è piccolo e che il grande compito dell'umanità è quello di adattare popolazione ed economia alle sue dimensioni, pensavo ingenuamente che il mondo ci avrebbe ascoltato e avrebbe seguito i nostri consigli. Non ci volle molto per capire che questo non sarebbe successo. E dopo 10 anni passati a cercare di diffondere il messaggio, ho rinunciato e mi sono detto che era troppo presto, che dovevamo aspettare un'altra 20 anni, quando i problemi del mondo sarebbero diventati più acuti e visibili. A quel punto avremmo ricominciato e cercato di contribuire a un cambiamento verso uno sviluppo sostenibile. Dennis e Donella avevano lasciato il MIT e avviato un programma di ricerca a Dartmouth. Condividevamo la volontà di creare delle piccole comunità sostenibili. Io li seguì a Dartmouth, ma dopo un semestre di insegnamento decisi che dovevo dare una svolta alla mia vita.
Comprai una casetta sulle colline del Vermont, senza corrente né telefono, con le lampade a cherosene e riscaldamento a legna. Creai un orto organico, cominciai ad allevare animali. Volevo vivere a livello individuale per vedere cosa significa essere in armonia in un piccolo pezzo di terra, vivere a basso impatto ecologico. Allora non si diceva così, ma è di questo che si trattava. La risposta di Donella Meadows fu di continuare a insegnare e a scrivere articoli e saggi per stimolare nella gente una visione consapevole del futuro. Ho lavorato sulla visione di un mondo sostenibile così a lungo che riesco letteralmente a vederla. Un mondo sostenibile che non significa sacrificio e un groviglio di regole, ma il mondo dove vorrei vivere. Questa visione mi impedisce di accontentarmi di qualcosa di meno, come sarebbe una crescita economica perpetua, la visione che quasi tutti gli economisti ci propinano. Non è la crescita che voglio. La crescita non ha niente a che vedere con ciò che voglio. La crescita è una visione del futuro molto astratta e, a pensarci bene, stupida. Credo che l'unico motivo per cui ha tanto successo come promessa elettorale è che non c'è nessuna visione alternativa. In recent years, so many claim that we live in a world of limits, where all nations, even those as bountiful as our own, must learn to live with less. Perhaps you remember a report published a few years back called The Limits to Growth. That title, Limits to Growth, said it all. Perché il presidente Reagan attaccò il libro 10 anni dopo la sua pubblicazione? Perché i limiti allo sviluppo era diventato il pomo della discordia fra i repubblicani e l'uscente amministrazione Carter. Negli Stati Uniti Pecei aveva conosciuto Zbigniew Brzezinski, di difficilissima pronuncia, che poi sarebbe diventato consigliere del presidente Carter. E Brzezinski gli aveva chiesto di scrivere una lettera a Carter per sensibilizzarlo sul pensiero del Club di Roma. E lui scrisse una lunga lettera in cui diceva che c'era una space window, come si dice, una finestra temporale in cui Carter, prima di guai peggiori, avrebbe potuto influire molto attraverso il suo potere, diciamo, sul miglioramento dei problemi globali. By the end of this century, I want our nation to derive 20% of all the energy we use from the sun, direct solar energy in radiation and also renewable forms of energy derived more indirectly from the sun. This is a bold proposal and it's an ambitious goal, but it is attainable if we have the will to achieve it. What a difference a president makes. Remember 1980? Democratic Party leaders telling us that decline was inevitable, that these forces were beyond our control, and that America had reached its limits. We believed then and now there are no limits to growth and human progress when men and women are free to follow their dreams. And we were right. Il mordi e fuggi governa il mondo, nel senso che la maggior parte dei politici e degli imprenditori sono più interessati ai profitti a breve termine che a creare un mondo migliore per i nostri discendenti. Loro sono l'immagine vivente dei giovani che ho sempre in mente nel mio lavoro. Credo che abbiamo preparato per loro un mondo molto brutto. Dobbiamo fare qualcosa per rimediare. L'ultima riunione si sarebbe dovuta tenere a Helsinki. L'ultimo ricordo che ho di lui è quando mi dettava quella che lui voleva diventasse un'agenda per la fine del secolo. Me la finì di dettare nel letto d'ospedale, un pomeriggio alle 6, alle 4 di mattina mi telefonò la moglie che era morto.
È sorprendente e incredibile che in quest'epoca di superpotenze e di multinazionali, di demagoghi e di mass media, un singolo uomo con pochi sodali abbia potuto avere l'influenza che Aurelio e il Club di Roma hanno avuto. Nonostante la scomparsa di Aurelio Peccei nel 92, 20 anni dopo la pubblicazione del loro libro, Dennis e Donella Meadows e Jürgen Randers decisero di verificare le loro previsioni. Questi sono Jürgen, Dennis e Donella in una fattoria nella campagna del New Hampshire. L'intera squadra, con Bill che venne dal Maine a trovarci, si riunì 20 anni dopo i limiti allo sviluppo. Il mio ruolo era quello di esaminare gli andamenti mondiali della produzione alimentare pro capite, la popolazione, i cambiamenti. La domanda fondamentale era: spostando avanti di 20 anni lo scenario, quali opzioni rimanevano? Da quel lavoro nacque il nuovo libro Oltre i limiti. 20 anni fa avevamo l'impressione di essere ancora sotto i limiti, anche se li stavamo pericolosamente avvicinando. Sulla base del lavoro fatto e delle prove disponibili, oggi la nostra conclusione è che abbiamo oltrepassato i limiti. Non mi considero migliore di nessun altro, ma ho vissuto per 20 anni con questi modelli globali e intuisco le conseguenze globali delle mie azioni personali. E so in quale tipo di mondo vorrei vivere. Non voglio vivere in un mondo stremato, in un mondo che, come dice Jürgen, diventa sempre più grigio e in cui è difficile mantenere un livello di vita decoroso. Voglio vivere in un mondo sostenibile dove non ci sia povertà, né fame, né erosione di risorse. Il 1992 fu anche l'anno della Conferenza Mondiale sull'Ambiente di Rio. 20 anni dopo Stoccolma, i limiti allo sviluppo era ancora il nemico da abbattere. 20 years ago, some spoke of the limits to growth. And today we realize that growth is the engine of change and the friend of the environment. I leader mondiali si sono riuniti altre 18 volte dopo Rio e le decisioni continuano a essere rimandate. La parola all'Unione Europea. Grazie, signor Presidente. Nonostante i passi avanti in vari ambiti, compresi i finanziamenti, siamo davvero convinti che il tempo stia scadendo. Peccei e il gruppo dei limiti allo sviluppo fecero del loro meglio per mettere in guardia le alte sfere dai rischi della crescita illimitata. Ma anche quando tutti sembrano concordi nel considerare il rischio serio, non si passa mai all'azione. A 27 anni, fresco del lavoro su I limiti allo sviluppo, avevo un'opinione molto diversa del mondo. Ci sono due tipi di approccio. Gli scienziati raccolgono i dati e dicono: i livelli dei mari crescono, gli uragani si intensificano, i cicli di siccità e precipitazioni si sono alterati, dobbiamo limitare le emissioni di gas serra. L'altro approccio è: non credo nel cambiamento climatico perché in realtà i ghiacciai sono in aumento. Allora gli scienziati fanno degli studi e dicono: no, i ghiacciai si stanno riducendo. E lo scettico dice: i ghiacciai non sono poi così importanti, non credo nel cambiamento climatico, rifiuto di agire perché gli orsi polari stanno meglio adesso di prima. Gli scienziati fanno ricerche e dicono: no, gli orsi polari stanno malissimo, stanno affogando, non hanno più cibo, il ghiaccio si sta sciogliendo. E lo scettico dice: beh, gli orsi polari non mi interessano molto.
Non credo nel cambiamento climatico perché lo scorso inverno è nevicato molto a Washington. Quando ero bambino, questa valle era piena di alberi a foglie caduche. Negli ultimi 50-60 anni lo sfruttamento li ha decimati e ora la biomassa è concentrata in grandi alberi come questo abete norvegese, molto grande per essere così a nord. La gente pensa, cosa sono 2 gradi in più? È così poco. Ma 2 gradi alzano di 300-350 metri il limite della vegetazione, che si sposta 350 metri più a monte. Quello che c'è in cima si sposta in paradiso e ci rimane. Sono cambiamenti tremendi. Allo stesso modo le zone climatiche si spostano verso il polo nord, mediamente di 5 km all'anno. La scienza si basa sul consenso. Non potremo mai essere sicuri al 100% di nulla, ma possiamo esserlo al 99,99%. E questo è il grado attuale di consenso sul cambiamento climatico. Come vedono oggi il futuro gli autori de I limiti allo sviluppo? La scelta di Bill Behrens di agire in prima persona lo ha portato nel corso degli ultimi 20 anni a installare pannelli solari in tutto il New England. L'energia solare è la forma di energia elettrica più abbondante e più conveniente del pianeta. È la nostra più grande possibilità come specie di uscire dal buco che ci siamo scavati con le nostre stesse mani. La risposta di Jürgen Randers è in 2052, un libro nel quale formula le sue previsioni per i prossimi 40 anni. Il vero problema è la possibilità di un cambiamento climatico che si autoalimenti nella seconda metà di questo secolo. Se continueremo ad emettere gas serra al ritmo previsto, nel 2080 la temperatura sarà aumentata di 3 gradi, abbastanza per iniziare a sciogliere la tundra, o almeno per spostarne il limite più a nord. La tundra rilascerebbe allora il metano e l'anidride carbonica contenuti nella sua massa ghiacciata, con grandi quantità di gas serra e un aumento della temperatura che scioglierebbero altra tundra, che a sua volta rilascerebbe più metano nell'atmosfera. Se questo processo si avvia, non potrà più essere fermato. Continuerà finché tutta la tundra sarà sciolta e tutto il metano si riverserà nell'atmosfera. Dennis Meadows continua a viaggiare in tutto il mondo, come ha fatto negli ultimi 40 anni, aggiornando le sue previsioni e mettendo in guardia i potenti della Terra. È per me un grande piacere essere qui a Berlino. Scusatemi, ma devo passare all'inglese perché preferisco dire cose intelligenti in inglese piuttosto che castronerie in tedesco. Viviamo in un periodo rivoluzionario. Ero in Alexanderplatz sabato. E c'era una manifestazione di Occupy Berlin. Non credo che sappiano esattamente cosa vogliono, ma sanno che la situazione attuale non gli piace. Questo sentimento è condiviso da centinaia di milioni di persone nel mondo. Dove porta tutto questo? Non lo so. Ma ho detto più volte, anche qui a Berlino, che nei prossimi 20 anni, diciamo fino al 2030,
Ci saranno più cambiamenti in questo paese e nell'Unione Europea di quanto possiamo immaginare. Più cambiamenti in 20 anni che negli ultimi 100. Cambiamenti politici, sociali, ambientali e anche economici. Grandi cambiamenti. Viviamo in un tempo in cui molte delle nostre convinzioni cambieranno. E tutto questo avverrà durante le nostre vite. La storia del libro sui limiti allo sviluppo mostra come si siano persi 40 anni. Quali sono le azioni possibili oggi secondo Jürgen Randers e Dennis Meadows? I problemi globali colpiscono tutti e si risolvono solo se si agisce tutti insieme. Non potete risolvere il cambiamento climatico qui a Bucarest se non fanno lo stesso a Pechino, a Ankara, New York e ovunque. Il problema è che se prendi delle iniziative, paghi subito e i benefici arrivano dopo. I problemi universali offrono una possibilità diversa. Colpiscono tutti, ma l'inquinamento dell'aria, l'erosione del suolo, le alluvioni, la deforestazione possono essere risolte qui, per voi, e i benefici arriveranno qui e presto. La seconda via per cambiare è smettere di immaginare di poter raggiungere la sostenibilità spostandosi sulla resilienza, cioè spostando l'obiettivo dallo sviluppo sostenibile a uno sviluppo di sopravvivenza. La resilienza è la capacità di assorbire un trauma continuando a svolgere le stesse funzioni. Per esempio, dopo Fukushima, le città resilienti furono rapidamente in grado di fornire cibo e acqua ai loro abitanti. Quelle che non lo erano le definiamo brutali invece che resilienti. Per risolvere il problema climatico basterebbe spostare dall'1 al 2% della forza lavoro e del capitale dai settori inquinanti a quelli puliti. Può farlo il sistema capitalistico? La risposta naturalmente è no. Il capitalismo è basato sull'investimento nei progetti più proficui, non su quelli socialmente utili. Perciò il capitalismo non può risolvere questo problema. Non si potrebbe allora regolare il capitalismo in modo che ciò che è socialmente utile diventi anche proficuo? La risposta naturalmente è sì. In teoria si potrebbe stabilire una tassa sulle emissioni di gas serra, una tassa sul carbone, che renda conveniente investire in auto elettriche, ad esempio. Ma ovviamente questo implica che i parlamenti votino queste misure e i parlamenti sono composti di politici che hanno degli elettori. E gli elettori pensano a breve termine, nel senso che non sono a favore di un rialzo del prezzo della benzina o dell'energia. Il cuore del problema è pensare a breve termine. Lo fa l'individuo. E questo si riflette nella democrazia, che si riflette nel capitalismo. Sistemi che abbiamo scelto per governare le nostre vite. Il problema è in voi e in me e in ognuno. È nella natura a breve termine dell'essere umano. La prima tabella de I limiti allo sviluppo nel 1972 era intitolata Prospettive umane e la didascalia diceva: anche se le prospettive delle persone variano nello spazio e nel tempo, ogni individuo si colloca in una certa posizione del diagramma spazio-temporale. La maggioranza degli individui è interessata solo a ciò che riguarda la propria famiglia o gli amici in un periodo limitato di tempo. Altri guardano oltre nel tempo o nello spazio, una città o una nazione. Solo pochissimi hanno una prospettiva globale estesa verso un futuro lontano. Sono 40 anni che viviamo un trauma dopo l'altro. E nella maggior parte dei casi, persino in questa crisi finanziaria, gestita male come ogni altra crisi,
Il sistema è sorprendentemente resistente. Sorprendentemente resistente, soprattutto per i ricchi. Ci sono ancora oggi persone devastate dalle conseguenze della crisi del 2008. Dalla nostra prospettiva il sistema ha resistito, ma per milioni di persone il sistema non ha retto affatto, è stato un disastro. Del tuo libro ho ammirato il fatto che abbia sollevato questioni di cui non si parla spesso. La democrazia è un sistema di governo efficace per affrontare questi problemi? Lasciando perdere le mie preferenze o principi, oggettivamente si può dire che le nazioni democratiche non riescono a controllare le emissioni di CO2 né il danno ambientale sul sistema globale. Hai fatto bene a sollevare queste questioni, perché è importante che la gente ci rifletta sopra. Sai che il Parlamento norvegese, incredibilmente, ha stanziato 50 milioni di dollari, un sacco di soldi, per costruire un deposito di semi? Hanno trovato la collina adatta, sotto il permafrost, per tenere i semi a meno 35 gradi il più a lungo possibile. Poi hanno offerto a tutte le nazioni del mondo di conservarvi ciò che desiderano come materiale genetico. Lo trovo interessante e lungimirante. Non avrei mai pensato che la democrazia fosse disposta a fare qualcosa di simile per il bene di qualcuno di indefinito in un futuro lontano. Per fortuna a volte mi sbaglio. Donella Meadows è scomparsa nel 2001, ma continua a essere fonte di ispirazione per molti in tutto il mondo. Tra questi, i membri della comunità di Cope Hill, nel Vermont, un progetto da lei avviato nel 1996. A volte i sogni diventano realtà. C'è molto interesse per il nostro esperimento. Accogliamo volontari non solo dal New England, ma da tutto il mondo, interessati a coltivare la terra secondo un'agricoltura sostenibile. Cobb Hill fu un'idea lanciata da Donella Meadows nel 1996. All'epoca mio marito e io facevamo parte di un gruppo di persone affascinate da questa idea. Abbiamo passato circa 5 anni a immaginarci come concretizzarla, visitando terreni e fattorie in tutto il Vermont. La visione originale di Donella era un posto dove la gente potesse vivere, una fattoria organica che producesse cibo e un istituto di ricerca che è diventato l'Istituto per la Sostenibilità. La sua idea è diventata una visione condivisa da tutti noi. Allora, qual è la vostra visione? Cosa volete veramente? Cosa renderebbe questo mondo un posto in cui siate contenti di alzarvi e andare a lavorare? Che vi faccia sentire felici per il futuro dei vostri figli e nipoti. Felici di quello che potranno portare avanti. Che mondo sarebbe?